Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale regionale di Toscana TV. Apriamo con la cronaca, come avete visto e vi abbiamo documentato nel nostro sommario, notte di follia a Livorno, una maxi rissa fra bande rivali, circa 40-50 persone con colpi di pistola, spranghe, coltelli. Addirittura è stato distrutto un pub. La nostra apertura. Erano tra le 40 e le 50 persone, tutti nordafricani. Li ho visti spuntare all'improvviso verso le 22 e si sono scontrati sull'angolo della strada usando qualsiasi cosa ci fosse nel mio locale per lanciarsela. In quel momento c'erano alcune ragazze che stavano pagando, tra cui una incinta. Ci siamo asserragliati dentro come in un film di paura, aspettando che finissero. Abbiamo visto volare di tutto, coltelli, spranghe, pistole. Abbiamo sentito due colpi di arma da fuoco. Così il proprietario di un pub di Livorno, testimone diretto degli scontri di ieri sera fra due bande di tunisini. Intanto la procura ha aperto un'inchiesta per fare chiarezza. Quelli di ieri sera sono fatti che non rappresentano la città di Livorno. Per ridare sicurezza, già da stasera è stata prevista un'attività di controllo pressante con l'implementazione di servizi in quell'area e nelle zone limitrofe. Così il prefetto di Livorno, Paolo D'Attilio, a conclusione della riunione di oggi, convocata subito dopo la maxi rissa. I carabinieri hanno raccolto un bossolo nella strada dove i residenti hanno udito almeno uno sparo, raccolti anche diverse spranghe e bastoni. Sono così in pieno svolgimento le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica. Due feriti tra i partecipanti sono finiti in ospedale per colpi di arma da taglio. Gli investigatori parlano di alcuni minuti di follia che dovranno essere ora vagliati attraverso la raccolta delle testimonianze e la visione dei filmati, tra cui quelli che circolano in rete. Quando le forze dell'ordine sono arrivate sul posto, le due fazioni che si erano affrontate con violenza avevano fatto in tempo a dileguarsi. Una maxi rissa tra due gruppi che ha creato scompiglio nella zona di Via Buontalenti, nel centro di Livorno, terrorizzando residenti e passanti. Insomma, una notte veramente complicata a Livorno. Adesso andiamo a Prato, ci occupiamo della vicenda dei festini a luci rosse con droga e del sacerdote arrestato 2 giorni fa. Ci sono delle novità, scattano addirittura nei confronti del religioso le prime querele. Al Palazzo di Giustizia è iniziata la sfilata dei parrocchiani, dei fedeli e dei conoscenti di Don Francesco Spagnesi, che sono in grado di dimostrare, ricevuti alla mano, di aver consegnato soldi nell'assoluta convinzione che il sacerdote li avrebbe davvero usati per aiutare le famiglie povere. Le prime querele sono state già depositate e altre arriveranno nei prossimi giorni contro il parroco della Castellina, arrestato il 14 settembre per importazione e spaccio di GBL, la droga dello stupro, e cocaina. Prima di lui, a fine agosto, era stato arrestato dalla polizia il suo compagno Alessio Regina. Entrambi sono ai domiciliari. Lo sdegno è troppo forte, insopportabile. Nessuno dei fedeli, quando ha autorizzato il bonifico, ricaricato la prepagata o firmato l'assegno, poteva immaginare che stava contribuendo all'acquisto di droga e all'organizzazione di festini. Nessuno sapeva che le continue richieste di denaro divenute insistenti da aprile in poi derivavano dal fatto che il vescovo Nerbini, saputo della tossicodipendenza, aveva revocato a Don Spagnesi la firma sul conto corrente della parrocchia, già in buona parte dilapidato. Non aveva più accesso al conto corrente, ma ha continuato a ricoprire il suo ruolo di parroco, libero di chiedere soldi con la scusa della carità e della solidarietà ai bisognosi. Difficile quantificare il denaro che il prete ha sperperato per i vizi suoi e del compagno. Non ci sono solo i consistenti prelievi dal conto corrente della parrocchia, si ipotizza tra 50 e 100 mila euro, non ci sono solo le offerte tracciate in contanti, ma anche i soldi raccolti durante la messa del sabato sera, che nel corso degli anni, come lo stesso Don Spagnesi ha riferito in una telefonata al suo viceparroco, ha sempre tenuto per sé. La chiesa pratese sapeva da tanto tempo che il parroco della Castellina aveva cambiato strada. La situazione viene tollerata nel silenzio più assoluto fino a quando diventa oggetto di un'inchiesta. Lunedì prossimo Don Spagnesi comparirà in tribunale per l'interrogatorio di garanzia. Sempre nel Pratese, a Vernio, è stato arrestato un istruttore di judo, per lui l'accusa di violenza sessuale nei confronti di minore.
Avance sempre più esplicite, approcci sempre più spinti, fino all'ultimo, particolarmente forte, che ha convinto la vittima, una ragazzina di 14 anni, a parlarne ai genitori che immediatamente hanno denunciato il suo maestro di judo, 75 anni, titolare della palestra Kenshiro Abe in via Battisti a Prato. L'anziano è stato arrestato dalla polizia e messo ai domiciliari nella sua abitazione a Vernio. L'accusa è violenza sessuale su minore. L'inchiesta viene avviata in questo mese di gennaio. È supportata da attività tecniche e ha permesso di raccogliere gravi elementi indiziari a carico dell'indagato, noto maestro di judo. Secondo quanto riferito, teatro degli approcci sempre più sfacciati era la palestra e in particolare la sala massaggi. Qualche bacio sulle labbra, poi ha incominciato a palpeggiare la giovane vittima nelle zone più erogene, sul seno, sui glutei, e i fatti avvenivano quasi sempre all'interno di un soppalco all'interno della struttura, e la vittima veniva lì invitata con la scusa di un massaggio decontratturante pre o post allenamento. Palpeggiamenti, toccamenti, carezze sulle parti intime, il tentativo di baci spinti fino all'ultimo episodio che la ragazzina non è riuscita a tollerare da quell'uomo che considerava un pilastro della sua vita, la figura più importante dopo quella della madre e del padre. Un rapporto di assidua frequentazione, quello tra il maestro di judo e l'allieva che da anni frequentava la palestra per dedicarsi alla sua disciplina preferita, anni durante i quali il corpo della giovanissima è cambiato diventando quello di una donna. Con la crescita fisica qui è stata registrata un'escalation di attenzioni. Secondo quanto ricostruito, l'istruttore negli ultimi 20 anni avrebbe approcciato altri allievi. Qualora dovessero uscire ulteriori elementi sul contesto, la questura di Prato Squadra Mobile è a disposizione. Incidente mortale in provincia di Arezzo fra Valdichiana e Pieve al Toppo, è uno scontro in auto e perde la vita una 27enne. Tragedia stamani intorno alle 6:15 sulla E78 nel tratto compreso tra l'uscita di Pieve al Toppo e San Zeno in direzione Arezzo. Una 27enne residente a Subbiano, che era alla guida di un'utilitaria di colore blu, ha perso il controllo della propria vettura ed è morta. L'auto è uscita fuori dalla carreggiata e si è rovesciata più volte. Per la ragazza non c'è stato nulla da fare, è deceduta sul posto dopo aver riportato vari traumi. I soccorritori sono arrivati sul luogo dell'incidente e, nonostante le manovre di rianimazione, hanno dovuto constatarne il decesso. Sul posto anche il personale ANAS e i vigili del fuoco. Inevitabili i disagi alla circolazione. La superstrada è rimasta bloccata fino alle 9:30, provocando lunghissime code nelle strade limitrofe. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale. I carabinieri forestali hanno individuato e denunciato un pensionato di Fucecchio in provincia di Firenze che lo scorso 6 di ottobre aveva causato un incendio boschivo sviluppatosi su addirittura 17 ettari di superficie dopo aver bruciato in un campo incolto i residui vegetali del proprio orto. E noi cambiamo decisamente argomento, parliamo di Covid e lo facciamo con un nuovo scenario, quello della terza dose dei vaccini per le persone fragili. Per i fragili partiremo con la chiamata attiva, ovvero saranno i vari reparti che hanno sotto cura quei pazienti che per le loro fragilità si rendono particolarmente delicati nella situazione di potenziale contagio Covid a essere chiamati per poter somministrare la terza dose. Saranno quindi i vari reparti che hanno sotto cura i pazienti a chiamare i più fragili a partire dal 20 settembre per la terza dose di vaccino. Poi il governatore Gianni, a proposito dell'obbligo del Green Pass e di quanto deciso dal governo. Vediamo se in dettaglio vi è la necessità di poter stabilire altre misure che prenderemo con ordinanza. Ad esempio stamattina vengo sollecitato a questo per le RSA, questa è una dimensione su cui probabilmente lo prenderò un provvedimento, però dell'obbligo di Green Pass. Però devo dire che tutto questo è come se si muovesse in un'onda che è quella che ha portato il governo. È iniziato a Firenze il G20 dedicato all'agricoltura che guarda verso il futuro.
Le riunioni istituzionali vere e proprie si svolgeranno a Palazzo Vecchio domani e sabato, blindatissime, ma già oggi il G20 dell'agricoltura, che riunisce a Firenze i ministri dell'agricoltura delle 19 economie più importanti al mondo, più l'Unione Europea, ha aperto le sue porte. Il ministro Patuanelli è arrivato in mattinata nel capoluogo toscano e ha incontrato, insieme al commissario europeo e al presidente Giani, gli assessori all'agricoltura delle regioni italiane. Poi l'Open Forum alla Pergola con le associazioni delle imprese di agricoltura sostenibile. Per arrivare alla Carta di Firenze, ovvero a quello che vuole essere un indirizzo strategico per l'agricoltura, che offra centralità all'agricoltura, restituisca un profilo di naturalità ai prodotti, quindi puntando sul biologico, la filiera corta, l'agroalimentare, la trasformazione in modo corretto dei prodotti agricoli, è un modo di riappropriare la Toscana di quello che è stato il modello di sviluppo di questa regione. La nostra è una regione che ha sempre attribuito alle trasformazioni del territorio, alla finalità di produzione agricola, un ruolo fondamentale. Una carta finale, quella dei ministri del G20, che raccoglierà le conclusioni di questi giorni per rispondere a domande fondamentali. Quali saranno i sistemi agricoli e alimentari del futuro? Come tutelare la biodiversità? Cosa abbiamo imparato dall'emergenza Covid e, tra quelle forse di più difficile risposta, come debellare la fame nel mondo. Intanto a Firenze, in piazza Santa Croce, manifestazione proprio degli agricoltori. Vediamo. Nello spazio di una sola generazione l'Italia ha perso più di un terreno agricolo su quattro, seguendo un modello di sviluppo sbagliato che ha causato la scomparsa del 28% delle campagne. Inoltre le speculazioni sulla terra spingono il caro prezzi delle materie prime agricole, con rincari del 32% rispetto allo scorso anno, col paradosso che chi produce cibo non ne ha perché i prezzi a cui deve vendere sono troppo bassi. Sono alcuni degli elementi che Coldiretti fa presente ai delegati del G20. Fino a sabato l'Associazione degli Agricoltori ha organizzato una scenografica manifestazione con banchi, convegni, degustazioni e didattica in piazza Santa Croce per dire noi ci siamo. Che cosa deve emergere da questo G20 per aiutare gli agricoltori e in particolare i giovani agricoltori? Beh, sicuramente una tutela forte del terreno agricolo e del terreno fertile. In questi ultimi anni abbiamo perso in Italia più del 28% del terreno. Non mancano però i problemi, soprattutto per i giovani. Le difficoltà principali che si incontrano oggi sono il clima. Abbiamo avuto infatti prima la gelata e poi la siccità e la fauna selvatica. Burocrazia, che comunque è un problema ormai da decenni e non riusciamo a ridurre in nessun modo la quantità della burocrazia, e poi l'accesso ai crediti, che ovviamente per un giovane in particolare non è mai semplice riuscire ad accedere ai crediti per iniziare una nuova attività. Mangia locale, urlano i giovani agricoltori. E anche il sindaco Nardella sembra di questa idea, almeno per quanto riguarda l'artigianato. Entro il 2022, ha annunciato, sulle bancarelle dei mercati turistici di Firenze ci sarà posto solo per l'artigianato toscano e italiano. Come vedete dalle immagini alle mie spalle del satellite, prosegue fino alle 20 di domani su gran parte della Toscana il codice giallo emanato dalla Protezione Civile per temporali, forti rovesci e colpi di vento. In particolare le zone interessate sono quelle a nord, appunto, della Toscana, nelle province di Massa e di Lucca. Noi restiamo però sulla costa e andiamo a scoprire come si riesce a riconoscere il pesce fresco. Il mare com'è cambiato in questi anni? Non c'è più pesce. Non c'è più pesce? Poco. Com'è mai secondo lei? Pescato troppo? Troppo, la plastica c'è in mare. Ne trovate tanta di plastica? Ce n'è tanta, ci viene l'isola di plastica. Il mare potrà non essere più pescoso come una volta, ma la qualità c'è e si vede. Al porto di Livorno qualche peschereccio esce anche il lunedì. Dentro alle cassette di polistirolo si agitano i pesci, freschissimi, appena presi. Queste cosa sono? Questi sono rombettino, scolpani, ciglie. Invece queste qua che si muovono? Cicale. Sono cicale. Senta, mi racconta come si riconosce un pesce fresco, un pesce buono. Guarda qui, se le gambe sono rosse è fresco.
se non sono rosse non è fritto. Poi si vede anche dall'occhio, se c'ha l'occhio spento non è fritto. Quindi l'occhio come deve essere? Lucido? Bello, lucido, come ce l'abbiamo noi. Come il pesce c'è qui, bello io. Secondo lei il pesce più buono in assoluto qual è? C'è pesce buoni, 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 c'è San Pietro, quelli lì, capponi, orate, dentici, che è pesce buono. E il pesce che si trova oggi qual è? Fuori prendono capponi alla gorgia, qui prendono triglia, qualche sestia. Ma insomma oggi fare il pescatore è redditizio oppure no? Per il padrone della barca sì, per mai anno. E con questa copertina speciale da Livorno chiudiamo il nostro telegiornale. Grazie di essere stati con noi. Ai prossimi appuntamenti, arrivederci.